trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di 10 anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it. Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Buongiorno, sono Cinzia Di Stasio e ho il piacere di raccontarvi l'attività dell'Istituto Italiano della Donazione. L'Istituto da 15 anni si occupa di dono e donazione in tutti i suoi ambiti. Principalmente l'attività dell'Istituto si rivolge alle organizzazioni non profit che raccolgono fondi. Le organizzazioni si possono sottoporre volontariamente al nostro percorso di verifica annuale. E come istituto controlliamo che l'organizzazione in tutte le fasi del processo di raccolta fondi raccolga appunto le risorse nella maniera più corretta possibile, risorse che devono essere anche poi gestite correttamente all'interno dell'organizzazione e spese per i progetti che l'organizzazione riesce a portare avanti nel tempo. Questa iniziativa la conduciamo appunto da parecchi anni e sono diverse le organizzazioni verificate dall'istituto. Tutte si trovano all'interno del nostro sito www.iodonosicuro.it, all'interno del quale potete trovare l'organizzazione, diciamo, che più è affine ai vostri interessi e potete essere, diciamo, tranquilli e sicuri di donare organizzazioni assolutamente corrette e trasparenti. Nel tempo l'Istituto ha affiancato a questa attività un po' più tecnica anche un'ambizione culturale. Dal 2015, infatti, in Italia, e siamo orgogliosi di poterlo dire, è legge nazionale il giorno del dono. Infatti il 4 ottobre di ogni anno l'Italia partecipa a questa bellissima iniziativa candidando le proprie iniziative, le scuole soprattutto, ma anche i comuni, i privati, le imprese, sempre sulla nostra piattaforma giornodeldono.org. Chiunque attorno alle settimane del 4 ottobre può sia candidare la propria iniziativa ma anche scegliere tra le iniziative presenti su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa per noi è molto importante perché chiaramente promuove la cultura del dono in tutti gli ambiti per noi importanti, quindi nella società civile, a partire dalle scuole, per finire anche all'interno delle imprese. Oggi abbiamo anche il piacere di presentarvi un nostro associato, quindi un'organizzazione che già da tempo, dal 2010, ha intrapreso questo percorso di verifica, l'associazione CIFA, e abbiamo con noi Gianfranco Arnoletti, che ci parlerà dell'organizzazione e anche del perché hanno deciso di aderire già dal 2010 all'Istituto Italiano della Donazione. Grazie Gianfranco. Buongiorno, io mi chiamo Gianfranco Arnoletti e sono attualmente il presidente del CIFA. CIFA è una vecchissima organizzazione di Torino, nata negli anni 80, i primissimi anni 80, che ha nella sua mission principalmente attività a favore della tutela dei diritti dei bambini. Tutti i diritti che cerchiamo di raggiungere attraverso due mission particolari, quella dell'adozione internazionale, si fa molto noto alle famiglie in quanto effettua adozione internazionale in circa una 15ina di paesi in per mondo che vanno dalla Cina al Brasile, all'Africa e al Kazakistan, tanto per citarne qualcuno. È l'ente sotto questo aspetto il più grande che ci sia in questo momento in Italia e tutela, poi cerca di tutelare i diritti dei minori affiancando a questa attività all'attività di cooperazione internazionale, cioè progetti che riescano a migliorare la vita delle famiglie, quindi la vita dei minori che ci lavorano dentro. Lavoriamo in tema dell'ambiente, abbiamo un grosso progetto in Africa sulla, come dire, sulla sparizione della plastica a tutti i costi, abbiamo dei progetti legati alla tutela dei diritti dei bambini, quindi cerchiamo di rendere questi minori i protagonisti del futuro, quelli che potranno
sovrano decidere un giorno come e da che parte va il mondo. Questo ci impegna moltissimo, ci siamo legati all'istituto della donazione proprio per giocare sulla massima trasparenza possibile nei confronti delle persone che a noi donano del denaro, perché ricevendo il denaro di altri noi abbiamo l'obbligo morale di far questo. Se avessimo mezzi infiniti probabilmente faremmo campagne pubblicitarie estremamente onerose e magari fluenti. Non essendolo, noi dobbiamo in qualche maniera raggiungere la trasparenza assoluta e spero che questo riusciremo a farlo. Grazie per l'attenzione, ci vediamo su iodonosicuro.it. Buongiorno, età Shidelek, mi chiamo Zeten Lunghini, porto cognome italiano, sono stata adottata. Sono il presidente della comunità tibetana in Italia, ne ho letta. Vivo in Italia da 30 anni, vivendo in un paese democratico, libero, dove io posso esprimere liberalmente senza essere condannati o presi senza processo in prigione, e quindi parlo per il nome del mio popolo tibetano. Il Tibet da 63 anni è sotto il regime cinese. Ancora adesso in Tibet non c'è rispetto dei diritti umani, non c'è la libertà di parole, nella scuola si studia il mandarino e c'è il divieto di parlare nella lingua tibetano. Per un turista che va in Tibet vede gioia, magari la serenità, perché sono obbligati a fare alcuni tibetani folcloristiche, danze e così, sono obbligati. Ma se uno si sofferma veramente e vede grande sofferenza e grande regime che costringe, obbliga ai tibetani da 63 anni a vivere come se vivesse giorno e notte puntata una pistola sulla tempia. È così, dal 2009, dall'Olimpiade adesso, sono stati immolati i 165 monaci, i ragazzi e le donne per protestare, si sono dati fuoco senza danneggiare gli altri. E quindi chiedere aiuto all'internazionale, al mondo, come viviamo, come vivono ancora in Tibet. Quindi chiedo a tutti i leader mondiali di aiutarci a sostenere per la causa tibetana e aiutare a aprire il dialogo che è stato sospeso dal 2010 con la Cina. E quindi in India c'è il nostro governo in esilio, in India, che ci ha dato questa possibilità, che funziona, e quindi con la direttiva sotto la sua santità Dalai Lama. E quindi Dalai Lama conoscono tutto il mondo, il che si definisce un monaco semplice di pace. E quindi chiedo a tutti i sostenitori della causa tibetana di aiutarci, perché non è possibile che tuttora ci sia queste violazioni dei diritti umani. In Tibet non si può esporre la bandiera del Tibet e viene messa in prigione, e quindi tuttora è così in Tibet, e non c'è nessun tipo di rispetto per l'essere umano. E quindi chiedo anche ai giornalisti di indagare per verificare e dare informazioni. Ringrazio a tutti i sostenitori, fino adesso sostengono alla causa del Tibet. Ringrazio infinitamente per l'India che ci ha accolto fino adesso. Ringrazio a tutti i sostenitori del mondo per il Tibet. Grazie, e vi faccio ora vedere per la bandiera del Tibet, che io qua posso esporre in Italia, perché sono in Italia. Questa è la nostra bandiera, che in Tibet non posso svolazzare, e quindi qua io posso. Grazie, e Tibet libero e libertà e lunga vita Dalai Lama. Grazie.
Io sono in queste condizioni perché non ho potuto curarmi a tempo opportuno. Io sono nata a Carmagnola nel 1927. 13 eravamo, io sono la decima. Io sono la decima. E ci sono solo più io, non sono morte tutte. Lei si chiama Irene, ha 93 anni e ama scrivere poesie. Passeranno gli anni, non chiederò mai nulla per timore che non sia vero. Non debba mai scoprire con domande e con carezze quella solitudine immensa di amarti solo io. Scrive i suoi versi per le persone che incontra e a cui le regala con gioia, anche se la vita non le ha sempre sorriso. Si ricorda la guerra, la fame e il lavoro per altre persone che, quando da mangiare non ne avevi, non te ne davano. Volevo stare in ospedale perché la mia vita era l'ospedale. Era curare la gente, starle vicino, tirarle sul morale. Era felice di assistere i malati, curarli e tirargli su il morale. Una qualità ereditata dal padre che si prodigava nella cura della tubercolosi. Si ricorda soprattutto quel giovanotto napoletano, più grande di lei, che un giorno capitò nel suo reparto e che divenne suo marito, da cui ha avuto due figli. E poi si ricorda ancora i mille altri lavori. La libreria aperta a Mirafiori, l'archivio per gli invalidi civili. Non si è mai persa di coraggio, Irene. Irene dice che stando da soli si fa una vita piuttosto nera. Mentre stando in compagnia, invece, si riesce a fare qualche cosa di utile insieme. Siamo sempre lì. Mi sono trovata in difficoltà tante volte per ragioni di salute, difficoltà mie personali. E ho sempre trovato delle persone che mi hanno tirato su, sempre. Mai una persona che mi abbia detto una parola per debilitarmi, diciamo. Quando con i suoi occhi azzurri sfoglia l'album dei ricordi, Irene pensa che ha sempre prestato le sue gambe agli altri per assisterli e accompagnarli. E adesso che quelle gambe si sono indebolite e consumate, guarda il volto dei volontari e pensa che ora le sue gambe sono diventate i loro sorrisi. E invece una volta ho trovato un ragazzo che andava all'università. Prima di andare all'università dice: è l'ultimo servizio che faccio. E dico: ma sono già quasi l'una e non va a mangiare. E lui dice: vuol dire che mi prenderò un panino. Allora le ho detto: aspetti un momento, no? E sono andata dentro al bar e le ho preso due panini e glielo ho portati e lui non finiva di dirmi grazie perché dice: alla fine signora sarei stata senza pranzo perché devo andare dentro a rispondere a un'interrogazione, non so come me la prego. Aiutaci anche tu a far sì che Irene abbia ancora delle gambe che la sostengano e delle braccia che la facciano sentire meno sola. Aiuta Irene a poter continuare a muoversi e a sorridere. Che fine fanno tutte quelle persone che sacrificano la vita per un bene più grande? Poliziotti, carabinieri, pompieri, militari, magistrati, caduti al servizio della comunità, finiscono nell'oblio. E con loro le loro famiglie. Per fortuna esiste un'associazione che si batte affinché queste persone vengano chiamate con il loro nome, vittime del dovere. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. Associazione Vittime del Dovere, Scuola di Design del Politecnico di Milano e ANCI stanno realizzando il primo monumento digitale alle vittime del dovere. Si tratta di una cartografia in cui saranno indicati i luoghi commemorativi dedicati alle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata. Una mappatura su tutto il territorio nazionale dei luoghi dedicati alle vittime, a un evento specifico o al singolo caduto. Aiutaci anche tu a trovare i luoghi della memoria.
I sindaci potranno partecipare all'iniziativa collegandosi al sito www.vittimedeldovere.info. Anche tu puoi aiutarci scrivendo a segreteria@vittimedeldovere.it. Teniamo accesa la memoria. Questa è la storia di un seme che germogliò e divenne un papavero, il più bel fiore del suo giardino. Passarono le stagioni e il papavero crebbe, fino a quando, un giorno, qualcuno, incurante dell'importanza del fiore, lo calpestò. E tutti i fiori del giardino piansero, a lungo, per la mancanza dell'amato papavero, fino a quando, un giorno, un forte vento si alzò, portando con sé una pioggia incessante. Il vento sparse nel giardino tanti piccoli semi di papavero, che, grazie alla pioggia, iniziarono nei giorni a seguire a germogliare. E così, nel tempo a seguire, nel giardino fiorirono innumerevoli splendidi fiori di papavero, robusti e belli come era stato il primo, perché così fanno i fiori del giardino dei giusti, rifioriscono mille volte ancorché calpestati dall'uomo incurante. L'indifferenza e la crudeltà nulla possono contro la forza della natura. Chi dona la vita per gli altri resta per sempre. Pace e bene a tutti, sono Don Carlo Chiomento, il parroco di Candiolo. Con la nostra parrocchia abbiamo costruito la casa di accoglienza alla Madonnina per accogliere i malati e i parenti, malati di cancro che vengono al vicino ospedale. Stiamo raddoppiando la casa, passandola da 54 a 92 posti letto. Spero presto di dire a tutti quando ci sarà l'inaugurazione del primo lotto di lavori, che consiste in un salone, un nuovo refettorio e una nuova cucina. Prima di tutto, perché poi me ne dimentico, desidero ringraziare vivamente il Corecom del Piemonte, perché ci dà la possibilità, assieme alla RAI, di fare questa trasmissione ogni tanto e questo ci permette di costruire una rete di relazioni. Molte persone, grazie a questo programma, sono entrati in contatto con la casa di accoglienza. Desidero anzitutto parlare dello stile della casa di accoglienza, perché bisogna avere uno stile. Come dicevo la volta scorsa, è necessario che il volontario prima di tutto sia volontario in casa propria, perché se uno è bravo fuori casa ma in casa fa il disgraziato, non ci siamo. Allora ricordo brevemente lo stile che bisogna avere alla casa di accoglienza. Mi pare che sia necessaria anzitutto la retta intenzione, imparare a lavorare di squadra, cercare il bene dell'altro, in questo caso i malati e i loro parenti, rispettare lo stile della casa di accoglienza. Nel corso di questi anni, sono già 15 gli anni della casa di accoglienza, abbiamo avuto circa 150.000 pernottamenti, quindi un esercito di persone che arriva da tutta Italia e dal mondo intero. Molti volontari si sono alternati e si alternano continuamente alla casa di accoglienza. Sono uomini e donne, pensionati e giovani. Ci sono anche delle persone molto, molto anziane che vengono e dedicano le loro ore di servizio. Sappiamo, siamo organizzati in questo modo, portare gli ammalati e i parenti al centro di Candiolo, riportarli alla casa di accoglienza, raccogliere i tappi, fare l'ospitalità alla reception, eccetera, eccetera. Ultimamente il nostro servizio è stato arricchito da un dono preziosissimo. Il giorno in cui si è presentata questa cooperativa, io ho detto: questo è un dono del Signore. Si chiama Centro Diurno La Trottola ed è gestito da una cooperativa, Animazione Valdocco, che per conto del CISA 12 di Nichelino ospita disabili adulti. Ogni giovedì mattina da ottobre a questa parte, come concordato dalla responsabile Lina Bruno, con lo staff della casa, un gruppo di quattro uomini, Vincenzo, Davide, Massimo e Alessandro, sono accompagnati da due educatori, Micaela ed Esther, e vengono alla casa di accoglienza. Che cosa fanno? Smistano i tappi.
sembra un servizio banale, in realtà è un servizio importantissimo per questo motivo. Chiunque può fare il volontario alla casa di accoglienza. La disabilità è importante nella vita di questi ragazzi, di questi giovani, ed è importante che tutti li accolgano e che anche loro si sentano utili alla società, ed è bello vederli lavorare insieme ai volontari cosiddetti senza handicap, perché si fa gioco di squadra, ognuno può dare il meglio di sé se lavora insieme con gli altri. Credo che sia importante questo, interessatevi della casa di accoglienza, venite a visitare la casa di accoglienza, venite a vedere concretamente cosa stiamo facendo, a portare anche il vostro aiuto attraverso i tappi, perché con i tappi possiamo fare molte cose, possiamo fare molte cose. Sono arrivato al termine, allora ringrazio ancora il Corecom del Piemonte e la RAI per questa opportunità che ci viene data ogni tanto. Perseverate, gente, perseverate. Grazie di cuore. I programmi di RAI 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.